Io comunque avevo quelle labbra. Allora, un appello a tutti gli uomini. Che quando fare? Andate con Gemma oggi, pensate Tina! A giovane. Ma tu sei sempre di una sgradevolezza. Ma guarda, sei tu sgradevole. Cioè, ma porti proprio, queste foto ma, soltanto, ma per dimostrare ma che ma cosa? Per dimostrare l'obbligo. Agli uomini che eri una bella donna, che avevi no, le labbra sensuali, che avevi il no, nasino così. Per dimostrare ma chi se ne quello, frega? Ma oggi gli uomini mica sembrano innamorati di te, pensando a come eri 50 anni, 60 anni. Hai capito? Scusa. E che quindi non ho mai fatto le punturine perché ero così a 16, Gemma, ma tu l'hai fatta, hai capito? Tu le hai fatte perché quando ti sei fatta no, i denti no, l'ha i fatto pure le punture no, a selfie, ma certo no, ma tutte le abbiamo no, notato no, no, ma è ovvio che no, tu le punturine allora, sono Maria, state guarda rifiutate. Io non ce la faccio più veramente sono nemmeno esausta io, veramente. Allora, ma che no, paragone puoi fare una no, foto che di 80 anni fa adesso no, adesso 80, è ovvio che non c'è, non può esserci un segno no, di un ritocco estetico. Io sono rifatta, ma parliamo di 10 anni fa. Ma prendi atto della realtà. Oggi, senti, guarda, sono veramente nervosa. Perché mi stai staccando. Ti sei rifatta, ti sei rifatta, no, ti sei rifatta, rifatta, ti sei rifatta. Va bene, te non ti sei rifatta, guarda, te Maria, ti sei rifatta. Mi sono anch'io, lo hai capito? Lo posso dire? Io però ho saltato che sempre a screditare le altre donne, a dire quella si è rifatta e quella è brutta. Ma tu com'eri quando c'è entrata? Ma te lo così ricordi?